30 anni di storia che inorgogliscono la città di Termoli, la società calcistica di Fesa Grande ha raggiunto un traguardo prestigioso e la gioia di questo risultato è testimoniata dal sorriso e dall'entusiasmo di centinaia di bambini e ragazzi che hanno riempito insieme a tanti genitori la sala parrocchiale del quartiere Santa Maria degli Angeli, un successo che si riscontra nei valori dello sport perseguiti in questi anni e nella formazione sia sportiva che educativa rivolta alle nuove leve. Aspettavamo questa giornata in un modo meraviglioso perché sono stati 30 anni bellissimi, 30 anni di sacrifici, ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè avere una struttura nuova, avere tanti ragazzi che ci stanno seguendo e soprattutto avere tecnici veramente qualificati che daranno sicuramente un grosso contributo al calcio molisano. Tante le autorità presenti all'evento con l'obiettivo di continuare a fare sempre meglio. Dopo 30 anni abbiamo fatto passi da gigante sia da parte della società sportiva ma anche qui come quartiere. Oggi abbiamo un'attrezzatura, un campo sportivo che è degno di questo nome. Continueremo a stare sempre vicino alla società sportiva per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Lo staff tecnico è determinato e la sinergia con i ragazzi è il segreto per sempre migliori successi. Fondamentale avere il numero di ragazzi che ci permette di lavorare con professionalità, con impegno. Ho la fortuna di lavorare con uno staff tecnico molto, molto affiatato, a iniziare dal mister Marcello Corazzini che è la mia spalla destra, ci confrontiamo sempre, siamo sulla stessa lunghezza d'onde, ma soprattutto questi ragazzi che sono contentissimi di venire a Difesa Grande, noi daremo il nostro meglio.